Ciao a tutti, siamo studenti dell'Istituto Le Ardi di Casale Monferrato. Siamo una piccola cittadina piemontese in Italia, ma soprattutto in Europa, e abbiamo approfondito questo discorso sull'Unione Europea durante le ore di educazione civica. Durante le ore di educazione civica, e soprattutto con il nostro professore Don Cassano, abbiamo studiato che siamo cittadini italiani, ma soprattutto cittadini europei, e abbiamo capito anche i nostri diritti e i nostri doveri con l'Unione Europea. Abbiamo partecipato al giorno del ricordo per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo dalmato-giuliano. E questo ci ha fatto capire che ciascuno di noi, dei paesi dell'Unione Europea, ha la propria storia, il proprio ricordo, e su questa storia si fonda anche la volontà di collaborare insieme. Sarà la Seconda Guerra Mondiale, saranno le occupazioni da parte delle truppe sovietiche. Beh, ciascuno ha la propria storia, le proprie feste, il proprio ricordo. Ma su tutte ci unifica la festa dell'Europa del 9 maggio. Parlando di diritti e di doveri, abbiamo analizzato in particolare il diritto all'istruzione. Che cosa possono fare gli studenti di tutti i paesi dell'Unione Europea? Naturalmente possono vivere esperienze uniche e indimenticabili studiando in tutti i paesi. Quindi i nostri studenti, attraverso i programmi Erasmus e attraverso programmi di cooperazione, possono affrontare sia il percorso scolastico che esperienze anche di stage. Significa studiare all'estero, conoscere le tradizioni, conoscere la cultura, vivere esperienze e soprattutto conoscere le lingue. Questo, ragazzi, vi invito a fare. Diventate studenti europei. Vivete l'esperienza dell'Europa. È un approfondimento che vi arricchirà davvero tanto.